eccoci qua, tornati nuovamente in diretta a Onda Show. Allora, vi ricordo che siamo sempre su TLA ogni sabato alle ore 21 fino alle ore 22.30 in diretta. E adesso io spero, che dire la verità, che questa sia la volta giusta e la persona giusta. Spero direttamente, anch'io. Speriamo, direttamente dal Moulin Rouge di Parigi, qua a Onda Show, la special guest al momento, vediamo, prego maestro. Vorrei sapere perché si è morito, facito sempre la faccia amareggiata, ma voi quanto più brutto lo facite, più bella l'occhio mi va presentata. Io non saccio se me ne accorgito, ma si mode brigide tazze che fai parito, sotto dritto zucchero, ma troppa amaresita. E tante che già uta, e tante che già gira, con duce sotto la tazza fine e mocca ma t'arriva. Tempo passa e chi va raffreddato, invece per riscaldare caffè squisito, ma bella è casi pure maggiolata, si dà delizia in un caffè gradito, facendo concorrenza limonata, ma questi modi è brigida, tazze, caffè marito, sotto dritto zucchero, ma coppa marasita. E tanto la giada, e tanto la giacina, con duce sotto la tazza fine, mo che manda arriva. Qui si da mamma del ripassatore, e in bellezza mia via cartare, si priva divertita a cagnacore, mi faccio in carne. Senza andare, e la pareia fosse ma fa amore, ma si mode brigido tazze caffè parito, sotto dritto zucchero, ma troppa marasita, e tante che ci avuta, e tante che ci aggira, conduce tutta tazza fine, mo che manda arriva, ma si mode brigido tazze caffè parito, sotto dritto zucchero, ma e tanto cacciata, e tanto cacciacirà, non tu sei sotto la tazza, ti ne manchi ma t'arriva. Grazie maestro, buonasera. Buonasera. Scusi. Oh, il signor Peppe. Ma che lei, piacere, ma lei chi è? Che chi piacere, è? Dal vivo, la posso toccare? Ma faccia no, attenzione. No. Pure lei, signora Stefania? Signorina, mi scusi! Ma che ma succede? Ma io non capisco, Peppe, guarda. Ma lei chi è? Angia, e lei forse non mi conosce, no. Ma io la vedo tutte le settimane in TV. Ah! Ma com'è bello, vero? Grazie. Sì. La verità, sì. Dal vivo, è ancora più bello. Gentilissima, gentilissima. Allora, ma chi l'ha detto poi comunque di esibirsi, di cantare, signorina mia cara? E vuole sapere la verità? Tutta la verità? Gliela dico? E diciamola. E mi vergogno. Sì. Dai. Allora, io sono arrivata qui, lo spettacolo già era iniziato. Tutto buio. E cercavo un posto per sedermi. E allora, ho trovato quello sgabello e mi sono seduta. E beh, a un certo punto si sono accese le luci, è iniziata la musica. E beh, lei che cosa avrebbe fatto? Come minimo me sarei andato a casa. No. Come no. Io sono una persona seria. Sì. Signor Peppe, il pubblico già mi aveva vista. E secondo lei cosa dicevo? E scusate, io ho sbagliato strada e perciò mi sono seduta qua, mi sono messa a cantare. No. No, ma no. Scusatemi, signorina. Un poco di soddisfazione bisogna pure darla al pubblico. Sì, ma però assolutamente ogni settimana succede questo. No, è perché poi ho detto faccio fare una brutta figura al regista. No. Ho detto facciamo finta che è una cosa combinata così. E quindi ho cantato. È così. Questo è tutto. Questo è tutto. Ma tu che pensi? Il suo viso
è un viso non mi è nuovo. Neanche a me, ti devo dire la verità. Io sempre tutte le settimane a casa vi vedo da dentro alla televisione. È normale, ci può vedere mai. Ma dove va? Venga qua! Posso restare? Sì, perché? Oh, allora la metto sotto il mio mantello protettivo. Ma non così! Nel senso metaforico, signorina mia cara. Ma come spirito. E adesso noi facciamo il cambio di rotta perché andiamo dall'altra parte che c'è il nostro mago Edward. Eccoci. Edward, ti porto... Buonasera. Ben ritrovato. Bentornato. Il mago Edward. Oddio, che emozione. Posso toccarla? Sì. È vivo anche lui. È vivo. Però non credo che sarà stesso per lei dopo. Ma perché? No, per amor di cielo. Ho il classico dei classici. Ah, un classico dei classici. Ma che fa? Che succede? Una lama. Ho detto che mi taglia. Fammi, vuole tagliare qualcuno del cast? Mago! A me no, Madonna! Signor Peppe? Sì. Io vado a casa. No, lei resta signorina, qui. Me la tieni così? Sì. Uno qua e uno qua. Lei adesso, signorina, resta una qui. Sera. Così non sbaglierà più porta. Grazie! Si è vivo proprio, prego! È vivo, non sì. È finto. No, non è finto. Vogliamo tagliare a pezzettini anche la nostra contact line? Perché no? Tagliate lei che è meglio. Prego, venga. Non si preoccupi. Questa è la volta buona che c'è. Questa è la volta buona. No, non le ho detto che lei è bello. Lo so. Prego, si svolgiamoci insieme. Vada, ecco qua. Signorina. Chiedo perdono, potevo pensare. Sì, ma ok. Apri il cappello. Allora vediamo, ma non gli faccia male. Un taglio netto. Dica ciao a tutti. Ciao. Allora mettiamo una un po' più sopra. Eccolo qua. Male che ci vada. Su, è solo una testa. Su. Anche i capelli. Sì, anche i capelli. Sì, anche i capelli. Anche i capelli. Su. Ma chi sta combinando? Sì, non si preoccupi, tanto una testa in più in meno. Sì, sono qua, non si preoccupi. Vuoi dire ciao a tutti per l'ultima volta? Ciao! Gli posso dare la manina? Vuole dire l'ultimo peccato? Vieni Stefania, teniamo il coraggio. L'ultimo desiderio? Non si preoccupi, signorina, tanto la testa che se ne fa, scusi. È un accessorio in più. Aiuto. Ma le serve e la testa, scusi. Stefania, me la mantieni un attimo la testa? Perché no, così non ruzzola. Cioè, sai, il sangue sporca. Ecco, bravo. Sì, e si confonde il sangue. Grazie. Ok. Uno. Due. Io non guardo. Stefania, due a tre. Sì. Sa responsabilità Stefania. Non lo so. Stefania, un colpo secco più uno secco, no? No, sì, così non la facciamo sentire dolore. Secco. Non la facciamo sentire secco. Ammazziamo la testa per secco. Via la testa. Qualche zio, qualche parente, addio. Cugino. Ok. Mi Occhio a questa. Madonna, si è un po' fatta. Uno, due, tre. Oh. Signorina! Edward! Ti ha combinato la signorina in diretta! Vediamo se tutta la testa. La testa c'è ancora! Eccolo qua! Meno male! Siamo sempre qui, caro signor Pedro! Lo so, ancora! Quindi grazie a tutti! Allora adesso noi facciamo cambio di rotta!